Bentornati sul mio canale. Che fatica, che giornate terrificanti. Ma ora sono qui davanti alla videocamera per farvi un video. Un video spero che non sia velocissimo, spero che non sia lunghissimo, abbastanza veloce. È un tag, ma come state vedendo sto facendo vari tipi di tag. Allora, una volta ho fatto un tag dedicato di Luisa del canale Il Magico Mondo di Megami. Qui nel pallino informazioni troverete il video di cui sto parlando, e sempre nel pallino informazioni troverete anche il precedente tag, che era un book tag, quindi sì, un tag ma riferito ai libri, così abbiamo ripreso un po' anche l'argomento libri. Troverete sempre anche lì quello. E ora invece facciamo un tag riferito al planner, al planning, all'organizzazione, alle agende. Infatti, come avrete letto dal titolo, si chiama Confessioni di una cartopazza. Allora, sono 10 domande abbastanza semplici. Io mi sono già preparata nel mio bustone della Just le cose da mostrarvi. Qui, come al solito, sul mio quadernetto azzurro ho le mie domande, le mie 10 domande, e direi di cominciare. 1. Quante agende hai? Quali sono e per cosa le usi? Allora, le mie agende sono tante. Allora, le mie agende sono il mio bullet journal. Io lo considero un'agenda perché è il bullet journal per lo studio, di cui ho fatto il video, lo trovate qui nel pallino informazioni anche questo. E che adesso, come adesso, vi farò poi, vi faccio un'anticipazione, vedrete probabilmente il setup. Poi ho l'agenda, che non ho qui al momento perché l'ho lasciata in borsa, di questa ditta, della Just, che mi viene data in dotazione. Poi, come vedete qui dietro, c'è questo quadernino ad anelli azzurro, e qui con dentro la Liquid Dashboard. Qui ci andrà tutte le cose per il 2017, per la casa, per YouTube, ma anche lì vi farò un video. Poi io ho usato la mia personal finché praticamente non si sono distrutti i refill che avevo fatto, quindi adesso l'ho svuotata completamente, quasi. Faremo insieme il setup dell'agenda. Adesso sto usando l'agenda Gorgeous, che è rimasta anche quella in borsa. Comunque sono due personal, quindi al momento ho il bullet, la Gorgeous e quella della nuova ditta per cui lavoro. Per il 2017 avrò questa, quella della ditta e quella che vi ho appena mostrato, la futura A5. Poi, quali sono i tuoi washi, deco, fabric tape preferiti? Allora, anche questo è facile. 1, 2, 3. Sono questi. Questo che ho comprato dai miei cinesi, cerco di farvi vedere da vicino, tutto sbriluccicoso, è bellissimo. E poi questi due del Lidl, che mi ha regalato gentilmente la mia amica Teresa. Ciao Tere! Questo qui nero e quest'altro. A me piace tanto perché questo qui con i merletti è proprio carino per decorare. Ce n'è poco, è vero, infatti lo sto centellinando. E questo invece, che ce n'è un pochettino di più, è molto bello. Perché anche questo è abbastanza decorativo. Quello lì sbriluccicoso fa un po' fatica ad attaccare all'inizio, però poi si adatta bene a tutti i colori, bene o male. Poi adesso che è periodo di Natale, l'argento sta bene su tutto. Poi, oddio, mi verrà mal di schiena. 3. Facci vedere uno o più pagine decorate della tua agenda. Come vi ho detto, ho l'agenda Gorgeous, ma io non decoro al momento la settimana. Voi vedete sul mio canale non ci sono plan with me, mi sto organizzando per poterli fare per il 2017 con però l'agenda A5, perché al momento non riesco. 4. Quali sono i tuoi stickers preferiti? Sono questi.
Li ho comprati su AliExpress, a veramente niente, sono questi qui di Rilakkuma. Rilakkuma con Rilakkuma, Rilakkuma che dorme, Rilakkuma che si prepara il pigiama, un faccione di Rilakkuma, Rilakkuma che mangia e qui c'è un Rilakkuma che ho messo su un pacchetto perché mi piace tantissimo metterli lì così. Poi 5, quali sono i tuoi sticky note preferiti? Allora, i miei sticky note preferiti, anche questi comprati su AliExpress, a un tubo e sono questi. Sono molto carini, sono molto semplici, però quel poco, allora, quelli rosa me li sarei evitati, perché io non amo il rosa, però sono abbastanza carini per rendere un pochettino, quando metto tipo i segnalini sulle pagine col capitolo, il titolo del capitolo, lo rendo un attimino più vivace. 6. Facci vedere le tue penne, colori e pennarelli. Allora, se ve li faccio vedere, stiamo qui una giornata. Comunque, in generale, credo che voi le conosciate, le Stabilopoito 88, ho un intero rotolo. Poi ho qui dietro le penne colorate. Adesso vi prendo questo qui più piccolo e cerco di farvi vedere. Io ho tutte queste di penne colorate, oltre alle Stabilo. I pennarelli e i trattopenne e i pastelli, classici pastelli. Ecco, tenete conto che ne ho dati un po' alla mia sorellina, perché se fosse stato per me avrei fatto una strage. Avrei fatto una strage. Dove l'ho mollato? 7. Hai dei quaderni particolari? No, nel senso che di solito uso quaderni molto semplici. Per la scuola uso quelli della Bicontatto molto alti con i fogli che si possono staccare e inserire nei quaderni ad anelli. Sto pensando per il 2017 di farvi un video non solo setup del mio bullet, ma anche un video dove vi spiego il mio metodo di studio, quindi vi farò vedere poi anche quei quadernoni. 8. Quale agenda diaria usavi quando andavi a scuola? Un'agenda che usavamo tutti, la smemoranda. Questa è più o meno quella, sì, questa è quella di quinta. Perché il 2014 è l'anno in cui mi sono diplomata. È stata anche la mia preferita perché l'ho presa di tantissimi colori. L'ho presa nera lucida, l'ho presa arancione, l'ho presa rossa, l'ho presa di tantissimi colori. E finalmente nel 2014 la trovai azzurra. E non è tanto piena in realtà perché purtroppo la mia scuola superiore è stata veramente devastante. C'erano più le volte che scrivevo. Come potete vedere, non ci stavo più a scrivere altro. Quindi era molto difficile, però qualcosina tipo qui avevo scritto la canzone dei 30 Seconds Mars. Poi, non avevo messo molto qui, per esempio c'erano le giustifiche che ho usato e i miei, avevo fatto una tabellina con i voti perché sul libretto non li avevamo più da segnare, la furbata geniale. E come vedete non ho tanto, le altre sono molto più piene. Questa qui di quinta è stata usata proprio semplicemente come diario, non c'era altro modo. Infatti anche qui se vedete gli sticker sto pensando di recuperarli perché sono rimasti sprecati. 10. Facci vedere la tua postazione. 9, scusate, 9. Qual è la tua agenda dei sogni? Allora, la mia agenda dei sogni al momento, io cerco di farmi anche dei sogni abbastanza realistici ed è la DokiBook Purple, mi piace tantissimo, però l'elastico non mi convince moltissimo, io la preferirei col bottone. 10. Facci vedere la tua postazione cartopazzosa. La mia scrivania. Nel senso che la mia scrivania, come potete vedere, lì ci sono penne e portapenne, qui ci sono i miei due contenitori di tutto, lì c'è il mio temperino, mappamondo, insomma, qui contengo tutto e il mio armadio dove infilo dentro la roba. Benissimo, 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 benissimo. Con questo abbiamo finito anche questo tag. Dovrei aver finito il giro dei tag per questa settimana, dovrei riprendere settimana prossima, quindi ci vediamo. Oggi è il 13, quindi ci vediamo il 16 per
perché voi lo vedrete domani il video 14, ci vediamo il 16 con un altro nuovo video. Ciao!